Lasciato alle spalle l'ingresso dei giardini pubblici, si attraversa verso sinistra lo slargo antistante e si prende la discesa a destra che conduce a via San Saturnino. Alla base della discesa si prosegue a sinistra in via Macomer, arrivando in via Giardini. Attraversando la strada e scendendo ulteriormente delle scalette, si sbuca in via San Giovanni, di fronte alla chiesa di San Mauro. Via Giardini è la seconda direttrice stradale del quartiere, realizzata a monte e parallela a via San Giovanni. Il suo tracciato si è sviluppato progressivamente all'espansione del quartiere verso le campagne. La strada, come via San Giovanni, è caratterizzata da lotti regolari con piccole case, generalmente ad un piano, realizzate perpendicolarmente alla strada. La parte finale della via è caratterizzata da palazzi moderni, alcuni di grandi dimensioni, ed alcune ville liberty di inizio Novecento, in origine residenze di campagna oramai inglobate nel tessuto del quartiere. Alla fine di via Giardini si apre la piazza Kennedy, caratterizzata da alcune palazzine di edilizia popolare progettate da Ubaldo Badas che risalgono agli anni 30. La chiesa e il convento di San Mauro occupano un intero isolato di via San Giovanni tra via Macomer e via San Mauro. Il complesso è stato realizzato nel secondo quarto del Seicento ad opera dell'ordine francescano dei minori osservanti, in un'area allora posta agli estremi margini del quartiere, fuori dalle mura, nella quale sorgeva la piccola chiesetta della Vergine della Salute.